Per cui nei primi pesci che gli diamo c'è dentro un integratore e lui è molto più attento di me nel darlo a tutte le foche. Io sono più disattenta. Questo ci darà la possibilità di parlare un po' di loro, di magari vediamo se riusciamo a farlo uscire dall'acqua, e vi racconterò un po' qualcosa delle nostre amiche foche. Dicevo, loro sono delle foche comuni, è la foca vitulina, è la foca che è diffusa nell'Atlantico settentrionale, diciamo che si spinge fino a sud, fino alle coste del Portogallo e della Francia. Tu che sei? Grande. Vive anche nel Pacifico settentrionale, diciamo nel Golfo del Messico, in California, fino allo, diciamo, allo stretto di Bering. La foca è un mammifero adattato alla vita acquatica, quindi essendo un mammifero, bambini, ricordatevi che loro devono uscire dall'acqua per respirare, per dormire e per fare i piccolini. Dicevo, un mammifero perfettamente adattato alla vita acquatica, e questa cosa si evince benissimo dalla loro forma. Non sono là lontane. Si evince benissimo dalla loro forma. Hanno questa forma siluro, perfettamente idrodinamica, perfettamente adatta al nuoto. Hanno la testa piccolina, rotonda, il muso corto, gli occhi grandi, questi grossi mustacchi corti che gli servono per, come le vibrisse del gatto, gli servono per avere la percezione dell'orientamento, per capire dove sono, e gli danno l'equilibrio. Voi capite la differenza tra la foca e l'otaria guardando la testa. L'otaria e i leoni marini hanno le orecchiette, la foca ha la testa rotonda, appunto perfettamente liscia, loro non hanno nessuna asperità intorno al corpo. Dicevo, l'otaria ha una specie di triangolino che gli segna l'orecchio, invece la foca ha la testa appunto perfettamente liscia così. Sì, te lo do il pesce. Sono dei carnivori, tecnicamente sarebbero dei cacciatori solitari e notturni. Di giorno se ne stanno sulle spiagge assolate, piatte, gli piace stare fuori normalmente a prendere il sole, sembrano piuttosto pigre. Sono carnivori, dicevo, cacciatori notturni, hanno una dentatura molto robusta, un corpo perfettamente adattato all'immersione. Loro si immergono, vanno sotto, riescono a stare sotto anche 45 minuti, normalmente stanno sotto 10 minuti, un quarto d'ora, possono stare sotto anche tre quarti d'ora tranquillamente in immersione. Vediamo dove sono. Riescono a stare in immersione anche tre quarti d'ora. Questa cosa, dicevo, riescono a farla perché hanno una serie di adattamenti fisiologici. Hanno un sangue molto ricco di globuli rossi, hanno tantissima emoglobina, legano tantissimo ossigeno, e poi quando sono in immersione riescono a ridurre i battiti cardiaci da 150 battiti a 10-20 battiti al minuto, irrorando di sangue solo i polmoni, la testa, solo le parti vitali. In questo modo riescono a stare giù, vanno giù, vanno sotto anche 100-150 metri, vanno abbastanza in profondità. Quando sono sotto tappano le orecchie perché hanno una membrana che gli tappa per appunto i padiglioni auricolari, hanno una membrana che gli tappa il naso. Hanno una pelle trasparente che gli ricopre gli occhi. In questo modo loro sott'acqua tengono gli occhi aperti, ci vedono perfettamente e gli occhi non si irritano mai. Non masticano. Hanno una dentatura da carnivoro con dei canini molto robusti. Loro vanno giù, prendono il pesce, lo risucchiano in bocca, girano indietro la lingua tappando l'esofago in modo tale che non bevono, e poi fanno gluck e il pesce lo mangiano intero. Te lo do. E non sei attento. Dicevo, hanno una forma perfettamente adattata al nuoto, anche nella mamma che non so. Anche nella mamma che ha appena avuto il piccolino, la piccolina, diceva, una settimana, la mamma sta allattando ancora, se ci fate caso non ha nessun rigonfiamento esterno. Il latte nel suo caso si forma in due tasche laterali lungo il corpo, non si rigonfia niente, è tutto dentro, anche l'apparato riproduttivo, tutto quanto è tutto dentro. Voi distinguete il maschio dalla femmina perché la femmina ha tre buchetti sulla pancia per le mammelle e l'apparato riproduttivo, il maschio ne ha uno solo, però all'esterno appunto non hanno nulla perché sennò li intralcerebbe per il nuoto. Loro stanno qui, mi guardano, mi dicono non parlare, dammi da mangiare.